di storia e magia che nessuno ti può portare via. Benvenuto nella libreria di Nulpe, più libri Junior. Vediamo cosa possiamo leggere oggi insieme. Ciao ragazzi, oggi è la festa dei nonni e per questo volevo farvi alcune letture. Partiamo subito con Weekend con la nonna, scritto da Stefan Bonner e illustrato da Melvin, pubblicato da Sinnos. Incominciamo a leggerlo. Si parte. Ubbidisci alla nonna. Sì, mamma. Non dimenticare di cambiarti i calzini. Lo farò sempre. Comportati bene. Sì, papà. Non allontanarti da casa, mi raccomando. Va bene. Non mangiare schifezze. Ma mica mi piacciono i bruchi. Non fare lo stupidino. E quando ti scappa, vai in bagno. Ma mamma! Buon fine settimana! Ciao! Oggi la nonna ci viene a prendere, ci dà un bacio e una pacca sulla spalla. Dove andiamo adesso? Ci chiede. A casa, dico io. A casa del gigante, gridano gli altri. E sgrana gli occhi. Ma non sarà pericoloso? Ma no! O magari troppo spaventoso? No! E tu, piccoletto, te la senti di andare? Di solito, noi stiamo nel pulmino della nonna e i bagagli stanno sul tetto. Altre volte, invece... La nonna ha una guida tranquilla, eccetto che nelle curve... Accelerazione! Se qualcuno deve attraversare, lei frena. Ma nei tratti noiosi va più veloce. Di corsa! A 735 km all'ora! E non importa se la strada è piena di buche. Tenetevi stretti! La casa è vecchia, vecchissima e, se la guardi bene, somiglia ad un drago. Un tempo ci abitava un gigante. C'è ancora il suo letto, che è un letto enorme. E in cantina c'è uno stivale che puzza di gorgonzola. Dentro ci entrano quasi 9 bambini. Passiamo subito con il prossimo libro, che si intitola Una nonna tutta nuova, di Elisabeth Stenkellern e Michael Roher, pubblicato da Terre di Mezzo Editore. Leggiamolo. La vecchia nonna aveva sempre da ridire sulla mia pettinatura. Chicca, cosa hai fatto stavolta ai tuoi bellissimi capelli? Sospirava, scuotendo la testa senza capire. Poi mi infilava un berretto e mi portava al parco. Davamo da mangiare alle anatre e sognavamo paesi lontani. La vecchia nonna era sempre in viaggio e mi mandava una cartolina da tutti i posti che visitava. Quando tornava a casa, mi cucinava sempre nuovi piatti esotici. La vecchia nonna era davvero un'ottima cuoca. Dopo ogni pranzo a casa sua, la mamma e il papà restavano di buon umore per il resto della giornata. La nuova nonna è diversa. Alla nuova nonna la mia pettinatura piace. Stai proprio bene, Chicca, esclama. E mi accarezza i capelli. La nuova nonna mangia le briciole di pane vecchio anziché gettarle alle anatre. La nuova nonna non viaggia più. Un paio di settimane fa ha fatto le valigie per l'ultima volta e si è trasferita dal suo appartamento al nostro. Se ne sta seduta in poltrona nella sua camera e mi racconta storie di quando era giovane. Intanto sorride e guarda fuori dalla finestra con una strana espressione negli occhi. Passiamo subito al prossimo libro. Due occhi, due nonni, di Alfredo Stoppa e Pia Valentinis, pubblicato da Orecchio Cervo.
Io ho 6 anni e gli altri mi chiamano bambino. Io ho 2 braccia, 2 orecchie, 2 mani, 2 gambe e 2 piedi. Io ho 2 cani che fanno pipì senza alzare la zampa. Ho 2 palloni mezzi sgonfi, ho 2 sorelle grandi che mi fanno ridere. Ho 2 alberi che fanno un po' ombra e un po' no. Ho 2 album di figurine. Io ho 2 occhi uguali e 2 nonni diversi. Io ho 2 nonni che hanno occhi diversi. Mio nonno potente arriva dalla città con una macchina grande. Arriva con una nonna piccola e fa sempre tanta confusione. Mi prende forte in braccio, mi stringe forte le guance, mi ride forte nelle orecchie e intanto parla forte alla mamma. Mio nonno potente mi fa tanti regali, un sacco di giocattoli tutti uguali e tutti lucidi come quelli delle pubblicità, pieni di carta colorata e nastri. Li butta sul tavolo della cucina, vuole che lo baci e gli dica grazie mentre lui intanto chiacchiera e chiacchiera. Mio nonno gentile arriva in bicicletta, arriva da solo e cammina senza far rumore, come un fantasma. Mi sfiora la testa con la mano, mi accarezza il viso, sorride e si siede vicino a me. Mio nonno gentile, quando torna da un viaggio, mi porta un soldatino di gomma, una volta un cowboy, una volta un pelle rossa. Li tiene chiusi nella mano, io indovino subito in quale. E lui allora fa una faccia buffa. Io mi giro per baciarlo e lui è già a cavallo della sua bici. A me sembra un eroe del Far West. Io ho 6 anni e gli altri mi chiamano bambino. Mio nonno potente ha 2 case, 2 uffici, 2 auto, 2 telefonini, 2 gatti ciccioni. Quando viene a mangiare da noi porta un sacco di roba dal supermercato, parla sempre di investire, chiama le persone non col loro nome, ma dice la gente. E discute con i miei genitori senza ascoltare mai le risposte. Mio nonno potente dice che nella vita devo farmi valere, che sono il più intelligente, che sono furbo come lui, che devo studiare per diventare importante, che non devo fare come le mie sorelle e che se seguirò quello che dice lui non avrò mai problemi da grande. Io ho 6 anni e gli altri mi chiamano bambino. Mio nonno gentile si è in una casa di campagna. Se va lontano prende il treno. Lui dice che quello va più piano, ma io non so se scherza. Ha un cane più vecchio di lui, tanti quadri a colori appesi al muro, una montagna di libri pieni di pagine e su un tavolino rotondo un fiore e la foto della nonna da giovane. Ed ecco voi il prossimo libro, Nonno Albero, di Maria Romana Tetamo, Laura Proietti, pubblicato da Cliff Edizioni. Paride è un bambino che ha sempre abitato in città. Quest'estate i suoi genitori hanno deciso di andare a trovare la nonna in un posto chiamato Campagna. Appena arrivati, la nonna corre ad abbracciare suo nipotino. Che grande che sei! L'ultima volta che ti ho visto eri un fagiolino. Scommetto che sei alto quanto la mia siepe. Sei veramente una bella creaturina. Fagiolini, siepe, creaturina. Che strano modo di parlare ha la nonna. Lui è solo un bambino. Passiamo subito a Nonni di Kema Heras e Rosa Osuna, pubblicato da Calandraca. Un pomeriggio di primavera il nonno stava lavorando nell'orto, quando vide arrivare un'auto che annunciava: questa sera grande festa in piazza, venite tutti a ballare con i migliori musicisti del paese. Hai sentito Maria? Questa sera c'è il ballo. Sì Mario, ma io non ci vado, non sono più una bambina per andare alle feste. Il nonno non disse nulla. Guardò il sole
che stava per scomparire all'orizzonte e si chinò a cogliere una margherita che spuntava in mezzo all'erba. Poi andò dalla nonna, le porse il fiore e le disse: «Ma tu sei molto bella, Maria. Sei bella come il sole». Ed ora proseguiamo con Il mio grande nonno di Christine Schneider e Gilles Rapoport, pubblicato da Edizioni Clichy. Mio nonno è un nonno grande, molto, molto grande. Tutto di mio nonno è grande, grande e grosso. Mio nonno è la mia testolina contro la sua enorme pancia. Sento dei gorgogli, come se lì dentro vivessero degli animali selvaggi. Lui mi sussurra, è l'intestino che brontola dopo il colon. Sono le mie manine che lui stringe forte forte nelle sue mani grandi, rugose e piene di dita. Dice con la sua voce profonda: «Io sono un vecchio guscio e tu sei il frutto». E poi libera le mie 10 piccole dita tutte calde. Continuiamo questa maratona con Che paura nonno di James Flora, pubblicata da Clickwot. Incominciamo a leggerlo. Crash, grumble, rumble. Il cielo era squassato dai tuoni. La pioggia crepitava sulle finestre. Si udì l'ululato di un lupo. Poi il fragore di un albero che si schiantava al suolo. Era una terribile notte di tempesta. La casa del nonno gemeva e scricchiolava. Crabum! Un fulmine si abbatté sul tetto. Saltai in grembo al nonno. «Stai tremando come una foglia», disse il nonno. «Ma non ti devi preoccupare. C'è un parafulmine sul tetto. Qui dentro sei al sicuro». Si caricò la pipa e l'accese. Immagina invece che spavento se ti ritrovassi sperduto nei boschi, sotto una tempesta simile. «Cosa faresti?» «Non lo so, nonno. Penso che mi riparerei sotto un tronco caduto e poi morirei». «No, non moriresti», ribatte il nonno. «Lo so, perché a me è successo davvero, quando avevo la tua età. Mi ero perso nella foresta, ma non mi riparai sotto un tronco. Andai alla ricerca di un rifugio sicuro. All'asciutto e lo trovai, una vecchia baracca da taglialegna, nel cuore della foresta. La porta era aperta, così entrai. E fu lì che trovai il sacco di vecchie ossa». Ma è una storia troppo terrificante da raccontare. Non ti farebbe più dormire dalla paura. «Raccontamela, nonno, ti prego, raccontamela!» supplicai. «Va bene, come vuoi». Proseguiamo subito con Mio nonno gigante, di Davide Calì, illustrato da Bruno Zocca, pubblicato da Bianco Nero Edizioni. Incominciamo a leggerlo. Se vi racconto cosa ci è successo stamattina, non ci crederete. Vabbè, ve lo dico lo stesso. Erano le 7:30. La famiglia Brodino, che siamo noi, era riunita intorno al tavolo per la colazione. C'erano tutti. Brodino papà, che beve sempre il caffè leggendo il giornale, perché vuol vedere se ha vinto la lotteria. Brodino mamma, che prima di bere il tè controlla sempre che non ci sia una mosca nella tazza. Chissà perché ha paura che le mosche le finiscano dove beve lei. Brodino figlia, che pesa tutto quello che mangia, così è sicura di non ingrassare. Brodino figlio, che sarei io, che con le cuffiette ascoltavo l'ultima canzone dei Cani Lagnosi, Gorilla Boom Boom, una canzone bellissima che fa «Sono un gorilla e faccio boom boom». Mancava nonno Brodino. «Bambini, andate a dire al nonno che la colazione è pronta». «Io non posso», dice mia sorella. «Sto pesando le fette biscottate». «Allora Gino sono io, vai a dire al nonno che la colazione è pronta». «Come? Non ti sento, la musica nelle orecchie», dico io. «Allora Riccardo, vai a dire al nonno che la colazione è pronta». «Ma non adesso, amore, sto guardando se siamo diventati ricchi», risponde il papà. «Sì, papà, ho capito», dice la mamma. «Ci devo andare io». La mamma si è alzata ed è andata nella camera del nonno. Il papà ne ha approfittato subito, dalla tasca della giacca ha preso una mosca finta e l'ha messa nel tè della mamma. «Bambini, zitti, mi raccomando!»
ha detto. Poi, adesso facciamo uno scherzo alla mamma. La mamma ha urlato, ma ancora non aveva visto la mosca nel tè. E allora perché aveva urlato? Presto, venite, correte! È successa una disgrazia al nonno! Poverino nonnino, cos'ha? Si è rotto una gamba scendendo dal letto? Chiede mia sorella. No, di più! Si è rotto tutte e due le gambe scendendo dal letto. Ma no, molto di più! Si agita la mamma. Allora si è rotto tutte le ossa da capo a piedi scendendo dal letto? Chiede papà. No, molto peggio, dice la mamma e apre la porta della camera del nonno. Ma il nonno è cresciuto! Era vero, il nonno durante la notte era cresciuto, anzi era diventato gigantesco. Passiamo subito a Mio nonno e una bestia di Fabrizio Silei e Adriano Gon, pubblicato da Il Castoro. Incominciamo a leggerlo. Questa storia è iniziata più di un anno fa, verso la fine di settembre. Era una mattina come tutte le altre e io e mio fratello Marco, pa e mamma, ci eravamo alzati da poco e stavamo facendo colazione in cucina. Pa era d'umore nero perché la sera prima aveva avuto una presentazione in un paesino con 30 coppie di sposi e non aveva venduto nemmeno un materasso. Mi ha detto, Marta, vai a prendermi la posta e il giornale. L'ho fatto di corsa e poi abbiamo visto, mentre addentavamo una brioche con la mano sinistra e selezionava la posta con la mano destra, come fa sempre, da una parte la pubblicità che vuole in pattumiera e dall'altra i conti da pagare e le lettere dalla banca. Tutte belle ordinate, in file separate. Stavolta però c'era anche una cartolina con sopra una bella ragazzina in bikini che sorrideva. Di fronte a delle palme su una spiaggia di un'isola. Io e Marco l'abbiamo vista quando l'ha voltata e abbiamo riso. Chi mai poteva averci mandato una cartolina così? Anche Pa aveva un bel punto interrogativo stampato in faccia. Ha sollevato gli occhiali sulla fronte, letto il messaggio sul retro, e subito ha cambiato colore, divenendo bianco come un cadavere. La brioche che teneva sospesa di fronte alla bocca è caduta nel caffè latte e la sua camicia pulita, che aveva appena messo per andare al lavoro, si è macchiata di spruzzi di beige. Non se n'è nemmeno accorto. Improvvisamente era terrorizzato. La mamma ha estratto il suo toast macrobiotico dal tostapane. Si è voltato. L'ha visto così e ha domandato piano piano come si temesse la risposta. Che c'è? Brutte notizie dalla banca? Le lettere dalla banca sono diventate importantissime da quando Pa vende meno materassi. Per rimediare, infatti, ha investito tutti i nostri risparmi in azioni di non so quale paese emergente, sicuro di ricavarci soldi per metterci a posto casa, fare una vacanza e mandarci all'università. Legge, si informa, ha amici che giocano in borsa. Insomma, si crede un mago della finanza, ma mamma non è tanto convinta e vive sempre col pensiero del bancarotto. Allora, che c'è? Ha insistito. Ma anche la seconda volta lui non l'ha nemmeno sentita. Era già in piedi che camminava avanti e indietro. Come Paperone nei fumetti quando cerca un'idea. Si toccava il labbro inferiore con le dita nervose e mormorava. Io e Marco ci guardavamo e assistevamo alla scena muti come pesci. Non l'avevamo mai visto così. Che c'è? Gli ha urlato una terza volta mamma, sempre più preoccupata. Siamo rovinati? All'urlo di mamma, Pa si è riscosso, ha sorbalzato e indicando la cartolina sul tavolo ha sospirato, come se stesse annunciando alla mamma la fine del mondo. Peggio, mio padre! Poi si è voltato verso di noi e ha aggiunto, guardandoci come se gli facessimo una gran pena. Bambini, temo che stia per arrivare il vostro nonno. E passiamo con l'ultimo libro. Il nonno bugiardo, di Hal Kidzei, illustrato da Andrea Antinori, pubblicato da Camelo Zampa. Andonis era stanco di aspettare il nonno, anche se lo sapeva che non era mai puntuale. Non riusciva a rassegnarsi. Ogni sera, quando lo salutava, il nonno gli diceva «Ci vediamo domani alle 5 e 5 minuti e 5 secondi», ma non compariva mai prima delle 5 e mezzo.
E ora erano le 6:20 e il nonno svanito nel nulla. Vediamo quale scusa troverà stavolta, pensava Andonis. Che il nonno fosse un gran bugiardo lo sapeva, come il barone di Manchester. Il barone era diventato famoso in tutto il mondo per le sue fandonie. Il nonno, tuttavia, non era barone e mai sarebbe diventato celebre fino ai confini della terra per le sue menzogne. La cosa veramente strana è che spesso le storie che il nonno inventava si rivelavano vere e così Andonis era costretto a credergli. Ma quella che gli credeva sempre, qualsiasi cosa le dicesse, era Larissa, la collaboratrice domestica russa che lavorava in casa. Ma andava anche a casa del nonno. Larissa lo adorava. Signore nonno lo chiamava e lui la chiamava Lara, come la protagonista di Dottor Zivago, un film ambientato in Russia, che gli piaceva tanto. Alcune delle cose che il nonno diceva, che gli erano capitate, e il giorno dopo le scriveva nei giornali o le mostrava alla TV o al telegiornale. Non con le stesse parole con cui le aveva raccontate lui, ovviamente, ma erano così simili che tutti si convincevano che il nonno le avesse vissute. Come quella volta che era in gran ritardo e all'improvviso era arrivato con un cerotto in testa. Per un attimo Andonis aveva pensato che se lo fosse attaccato apposta per giustificare il ritardo. Sotto il cerotto, tuttavia, si intravedeva del sangue rappreso. Ma anche quello, ovviamente, poteva esserselo fatto con un pennarello rosso. Da nonno ci si poteva aspettare di tutto. E alla fine, auguri a tutti i nonni! Non ha importanza se siano alti o bassi, magri o grossi, oppure se siano ricchi o poveri. L'importante è che ogni nipotino sia col proprio nonno, perché si forma davvero un grande amore. Buona festa dei nonni a tutti! Siamo arrivati al termine di questo breve viaggio. Spero che vi sia piaciuto il tempo passato qui insieme a me. Vi aspetto nella libreria di Hull per una nuovissima puntata di Più Libri Junior e alla prossima magia!